tornato a trovarci. Ah sì, eh? Ma sì, Enrico Brignano. Salve a tutti. Buonasera. Enrico, ciao. Qual buon vento. Qual buon vento, un vento di tramontana, fa un po' freddino in questa città. Sì, sì, pochino. Ammazza che freddo qua che fa. Vabbè. Tira una brocca, non so come la chiamate voi in milanese. No, ci sono delle correnti, non so da dove vengono, se da destra o da sinistra. Lascia stare, lascia stare. Delle correnti fredde, gelide, così. Poi io devo stare attento alla voce. Devo stare attento alla voce, devo tutelarla. Perché? Mi chiederai perché? No, lo so perché sta facendo doppiaggio, quindi... No, doppiaggio. Tu sei un attore, fai doppiaggio. L'opera. Eh? Opera. Chi ti opera? Nessuno mi opera, l'opera è importante, l'opera. L'opera è importante, l'opera, ma che il melodramma, l'opera, che l'opera, c'entra? L'opera lirica, ma l'opera. Che c'entri tu? Perché io provengo orora dalla Scala. Tu? Sono stato... Oddio, se deve dire tutto, sono stato nominato consulente speciale d'opera, esatto. L'opera hanno chiamato me, non è una cosa che non si deve sapere, perché c'è il sovrintendente che non l'ha detto al sottintendente, che uno è un trash. Cioè, tu conosci il maestro Chahi? Esatto. Eh? Conosci il maestro Chahi? Conosco il maestro? Chahi. Il pasticcere della crema. No. Il maestro Chahi. Il maestro Chahi, a cui mandiamo un applauso per il trionfo di ieri sera di Tosca alla Scala. Ma io e il maestro siamo così. Ah, sì, eh? E io sono quello di sopra. Vi date del tu? Ci diamo del tu, il maestro, io poi, siccome lui fa sempre musiche dolci, lo confondo sempre. Oh, signore! Poi io lo chiamo, Sì, lo chiamo, proprio siamo in amicizia. Lo credo. Io lo chiamo di nome, di cognome, così. E ti risponde? E lui mi risponde alcune volte male, tante volte, perché è una persona molto reattiva. Io sono il deus ex machina della Scala, sono proprio Scaligero fin dalla nascita. Ieri, per esempio, ho fatto aprire la stagione, dipende da me, ed è stato un grande trionfo, come tutti sapranno, un trionfo mondiale. 16 minuti di applausi. Dipende da me, il tenore è stato fantastico. Per esempio, 16 minuti di applauso, alla fine, tutti infatti dovevano andare via, pure il tenore. Dopo 14 minuti il tenore faceva così, dice: regà, io ho la macchina parcheggiata al garage, mi chiude, che infatti tutti quanti preoccupati. Ma applausi a tutti, anche a Mattarella, che non ha cantato. No, ma che c'è? Però io l'avrei fatto cantare. Per esempio, io avevo pensato all'entrata Carla Fracci faceva una cosa così, Dolce e Gabbana facevano un pezzo della Cavalleria Rusticana, compare Turiddu e compare Alfio, morde l'orecchio all'ascia, fa, e poi ho pensato al finale con Mattarella, che magari faceva all'alba vincerò, però dice me l'hanno bocciata, quindi dice no, lascia fare, e poi però, per carità, grandi applausi per tutti, grandi voci, grandi canzoni, quella piccola polemica che insomma sappiamo per Nannarella, che pure la Nannarella, la russa Nannarella, la soprano Nannarella, la Letrecco Nannarella, il russo, ma perché devi Nannarella, il russo si dice Nannarella, comunque lei Nannarella. Amichevolmente ci conosciamo, lei è bravissima, ha fatto questa cosa, voce straordinaria, perché è successo, è successa questa cosa che è anche naturale, se vuoi, allora nel secondo atto, alla fine del secondo atto, dopo l'aria, che la soprano fa l'aria, a un certo punto, fatta quest'aria, vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva, a un certo punto sta nell'ufficio di Scarpia, il reggente dell'alta polizia. Come no? E Scarpia chiaramente, vede, siccome Tosca è bella paciocca, Scarpia... Gli dice a Tosca, dice: io ti faccio il lascia passare per te e per il tuo Mario. Sì, se tu ti concedi. Me la dai. No, se tu ti concedi. No, gli dice, glielo dico. Certo, così pare brutto, no, certo. Però con la musica sotto e con gli vestiti è tutta un'altra cosa, no? È più bella. Ora si sa che Scarpia, come reggente dell'alta polizia, nell'epoca papale, è un grande figlio di Indrocchia, ma questo lo sa pure lui. E quindi Tosca tituba,
chiede infatti dopo un po', chi mi assicura? Certo. Chi mi assicura? Che poi mi farà il lì andrebbe sullo spartito, andava scritto una volta sola, perché i giocosi hanno scritto una volta sola. Invece lei l'ha detto due volte, ma sicura perché? Perché c'ha ragione, le donne chiaramente non si possono fidare degli uomini, figurati di uno della dirigente dell'alta polizia dell'epoca papale, non si è fidata. Io gli ho detto, scusate, scrivete pure sotto a O, a Scarpia, non famo scherzi, io te la... però dice no, pare brutto, quindi mi hanno bocciato. Ti credo, meno male. Quindi lei ha ripetuto questa due volte, ma secondo me ha ragione, perché una donna lo deve chiedere, se deve far firmare delle credenziali, così è... Vabbè, certo. Vabbè. Tu però, mi chiedo, siccome ti sto vedendo abbastanza, la conosci esattamente la storia di Tosca? Esattamente no, però insomma, siamo nell'Ottocento, è fallita la Repubblica Romana, c'è questo amore proibito fra Cavaradossi, il pittore Cavaradossi, e appunto Tosca, la sua amante, e si intromette, come tu hai detto bene, Scarpia, il capo della polizia, che cerca... perché mi fai quindi tutto? Sai tutto, VH se dici no, sta cosa non la so. Ma no, l'ho vista, casualmente. Mamma mia, sei sempre il solito secchione. Mi Giacomo Puccini, sì. La scrisse. No, siccome l'altra volta ho detto per sbaglio Giuseppe, perché me ne sono neanche accorto. Sbagli pure tu allora. Giacomo Puccini debuttò il 14 gennaio del Novecento in un teatro. Comunque, questa è stata una prima straordinaria, così. Tu la fine la sai, no? Non finisce benissimo. È un eufemismo, è una tragedia. Una tragedia, Tosca pare così allegra che... No. Invece morono tutti, perché Angelotti s'ammazza subito, capita l'antifona? Tra un'aria e un'altra dice, senti, io cambio aria e mi suicido. E muore. E questo è un... Tosca! Innanzitutto si nega, gli dice Scarpia, lo dice chiaramente con gesti registici, gli dice non te la do. E non te la do, mentre gli dà una cortellata, la coppa tra capo e collo con un cortellone abbagliato. E poi scappa e va su a Castel Sant'Angelo, dove stanno facendo l'esecuzione di Mario Cavaradossi. E da lì, si lancia da Castel Sant'Angelo. Lo vede, vede il cadavere, vede il cadavere, esamine del sangue, dice no. Morto e si lancia da Castel Sant'Angelo. Allora lì ho pensato, ho detto ai maestri, anche al regista, gli ho detto a Cosi, dico, adesso non la famo sta tragedia, almeno salvamola a lei. Dice, ma si deve buttare. Allora facciamola a scendere al cielo, la facciamo assunta, che lei viene agganciata con Paranco e vola in aria. E infatti il pubblico ha titubato, alcuni dicono, ma dove va così in alto? Dice, vedrai che ci avrà il camerino più in alto di tutte. Comunque, in alcune, questa è una visione registica nuova, che è molto bella, che io ho consigliato così. Ma il problema c'è di fondo, perché fondamentalmente, diciamo, in alcune esecuzioni fatte della Tosca, Tosca si butta nel Tevere. Questo Giacosa e Illica e Giacosa hanno fatto buttare nel Tevere. Il Tevere come magna sotto Castel Sant'Angelo, come cloaca massima, tutti quanti si buttavano nel Tevere. Ora però Illica e Giacosa non sono nati mai a vedere sotto Castel Sant'Angelo, perché se tu te vuoi buttate sotto dal parapetto di Castel Sant'Angelo, non è proprio sotto il Tevere, sotto non ci passa. Ci sono 20-25 metri, ora se te vuoi buttare da lì, ecco, guarda, o sei la Cagnotto e te tuffi a Palombella, allora non lo prendi il Tevere. Allora, che è successo? Nel 1960, a New York fecero la Tosca al Madison Square Garden. E c'erano oltre 4.000 persone, tutti americani, tutti parlavano benissimo americano. Oh, Forest, wonderful, oh, amazing. Arrivò la Tosca per eccellenza dell'epoca, che era Montserrat Caballé, spagnola. Montserrat Caballé, che non so se ci abbiamo delle foto. Montserrat Caballé, ti è? Voce straordinaria, leggera. Sì, insomma, un grande soprano. Leggera nel canto. Ho capito. No, sì. Però lei era, diciamo, una bella forchetta. Lei pesava, che Dio la benedica. Sì, abbiamo la pubblicità, lo so. Sì. Lei pesava così. Che è successo? Pure lei disse, perché non mi potete alzare e portare su in alto? Gli americani hanno detto, noi
per carità, siamo in due, i macchinisti hanno detto come famo? E quindi hanno messo... signora bella se deve buttare sotto. Gli americani che hanno preparato un materasso fatto ad acqua, siccome gli americani sono molto legati alla coerenza, sono venuti a prendere l'acqua del Tevere, hanno riempito il materasso. E Montserrat Caballé, quando ha visto Mario, Mario, ha gridato, si è messa là, il pubblico, è rimasto senza fiato, no, tutti volevano guardare, dice oddio, che macello. Allora lei si è buttata, erano quasi 14 metri di scenografia, si è buttata sto materasso acqua, cascata, pim, gli schizzi del Tevere sono arrivati fino a su. La gente dice, madonna, che belli effetti. Allora lei però è ritornata un'altra volta su. È rimbalzata, allora dice no, deve morire, ributtatela da sotto. Si è ributtata, è successo quattro volte. E come è morta? L'hanno ammazzata i macchinisti, se no lei non moriva. Pubblicità, Enrico Brignano!